Bene, quindi andiamo di concludere la parte relativa ai polinomi con l'ultima operazione, quindi due che prodotto in divisione. Un monomio e un binomio prodotto, ok? Quindi facciamo svolgere questo prodotto. In realtà non è niente di nuovo, utilizziamo una cosa che sapete già solo in un modo diverso. Per svolgere il prodotto si utilizza la proprietà distributiva della moltiplicazione rispetto all'addizione o alla sottrazione. Già avete visto sicuramente anche le medie che avevamo già visto quando abbiamo ripassato le operazioni in n e in q. Vi ricordate quando a per b c, a, b, c, numeri naturali rotazionali, questa è a per b più a c, distributiva, ripeto. Quindi non si tratta altro che di eseguire il prodotto tra il primo monomio e tutti quelli contenuti dentro la parentesi, uno alla volta. Quindi facciamo prima 2x per 4xy, poi più 2x per meno 2x alla seconda. Quindi viene 2 per 4, 8, x per x, x alla seconda, poi c'è y che è da solo, non c'è. Poi più per meno che fa meno, 2 per 2, 4, x per x alla seconda, x alla terza. E il gioco è fatto. Tutto qua. Ok?
faccio altro che fare due volte quello che farei se chiedo il sumo nome. Quindi devo moltiplicare ciascuno dei monomi della prima parentesi per i monomi della seconda e sommare i risultati. Quindi viene x per 2x che fa 2x alla seconda, x per più 3x che fa più 3xy, poi ho meno 2xy per 2x che fa meno 4x alla seconda y, e meno 2xy per più 3y che fa meno 6xy alla seconda. Poi eventualmente, ma nel caso di questo prodotto, controllo se ci sono termini simili, ma qui non ne ho. Tutto chiaro? Fare ciascuno dei monomi per la prima parentesi per i monomi della seconda, mi conviene osservare che nella prima parentesi i due monomi sono simili. Quindi è meglio, perché è meglio, nel senso faccio meno operazioni se prima sommo i due simili e dopo moltiplico. Posso certo moltiplicare il 3a per la seconda parentesi e poi il più a per la seconda parentesi e poi riduco, non è sbagliato, però faccio operazioni in più. Un binomio per un altro binomio fa 4 termini. Se invece faccio un monomio per un binomio ho solo 2 termini, di mezzo l'operazione. E meno operazioni faccio, meno alta la probabilità di sbagliare. Quindi 3a più a fa 4a per 2ab meno b alla seconda, 4a per 2a 8a alla seconda b, 4a meno b alla seconda, meno 4. Ok? Qui ho tre fattori, a, x più y nella prima parentesi, 2a più b nella seconda. Il prodotto è commutativo, è associativo, posso fare le operazioni nell'ordine, i prodotti voglio dire, nell'ordine che preferisco. È preferibile, cioè comporta meno rischi di errore se faccio prima il prodotto tra i due binomi e poi moltiplico per. Questo significa
Poi questo parentesi per questa, tutto ciò che ottieni lo moltiplichi anche per A. Lasciamo A fuori per adesso e moltiplichiamo la prima parentesi per la seconda, quindi viene 2ax più xdx più 2ay più dy. Tutto ciò che viene dal prodotto delle due parentesi va moltiplicato per A. E poi moltiplico tutto per A, quindi A per ciascuno dei monomi contenuti nella seconda parentesi. 2A alla seconda x più A di x più 2A alla seconda y più A. Sono domande? Ad appunto non è niente di nuovo, l'unica cosa che cambia rispetto a quanto già fatto è che ci sono le lettere al posto che sono numeri. Vediamo. Anche più avanti x per tutti questi monomi, poi meno y per tutti questi, quindi x alla terza più x alla seconda y più xy alla seconda meno x alla seconda y meno xy alla seconda meno y alla terza. Questo è il prodotto del primo binomio per il primo trinomio. Poi più x per tutto sulla seconda parentesi e y per la seconda parentesi ugualmente, quindi più x alla terza meno x alla seconda y più xy alla seconda e poi più x alla seconda y meno xy alla seconda più y alla terza. E vediamo se si può semplificare qualcosa. Per evitare di confondere, questo però non è indispensabile, è un consiglio, per evitare di confondere i monomi in virtù del fatto che le lettere magari hanno posti diversi, è conveniente, quando scriviamo un polinomio, un monomio con più lettere, ordinarle in ordine alfabetico, se si può. Se no, è indispensabile. Però in quel caso è più facile riconoscere quelli che sono simili, altrimenti dovete stare un pochino più attenti. Allora, un x alla seconda y meno x alla seconda x, che si semplificano. Ho un xy alla seconda meno xy alla seconda, che si semplificano. Poi c'è un y alla terza, un meno y alla terza. Poi ho un xy alla seconda meno xy alla seconda, x alla seconda y meno x alla seconda y, via, e mi rimane x alla terza più x alla terza, che fa ovviamente 2x alla terza.
Parentesi x alla seconda, meno 6 più 2x, chiudo la parentesi, e no, scusatemi, meno, ho copiato male, così, più, okay, questo, non hai prodotti, niente, cancellato, scusate, perché questo solo somme, quelle erano già fatte. Vediamo questa AB più 1 chiusa parentesi per AB meno 1 meno A per parentesi AB2B chiusa la parentesi meno parentesi di meno 1 però un po' impareremo un modo più veloce per fare questi prodotti, per adesso li facciamo ignorando quello che è il prossimo argomento, che saranno i prodotti notevoli, quindi facciamo tutti i prodotti. Qui abbiamo un trinomio per un trinomio, tre termini per tre termini, in totale 9 termini. Perché ognuno dei monomi del primo va associato a ognuno dei monomi del secondo, quindi viene A alla seconda più AB meno A più AB più B alla seconda meno B e poi l'ultimo più A più B meno 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Ogni monomio della prima parentesi per ogni monomio della seconda. Poi ho meno A per A meno la seconda meno B per 2B meno 2AB. Poi ho meno il prodotto tra B-1 e B più 1, qui conviene tenersi il meno, fare il prodotto e dopo cambiare segno. B meno B per B, B alla seconda, B per 1, B, poi meno B, meno 1. Ok? Copio la prima. Anzi, possiamo già semplificare, così copiamo meno termini. AB più AB meno 2AB, 0. Poi ho A alla seconda meno la seconda, posso semplificarli. Meno A più A, posso semplificarli. Più B meno B, anche se posso semplificare. E mi rimane B alla seconda meno 1. E poi qui cambio i segni, meno B alla seconda, meno B più 1, qui ho B alla seconda meno B alla seconda, più B meno B e 1 meno 1, totale. Vale anche se i monomi hanno coefficienti frazionari. Quindi dobbiamo moltiplicare un mezzo x più meno 3 mezzi y
per 3 metri x meno 1 mezzo x. Un mezzo x per 3 mezzi x, 3 quarti x la seconda, un mezzo x per meno 1 mezzo y meno 1 quarto xy, poi meno 3 mezzi y per 3 mezzi x meno 9 quarti y, e infine meno 3 mezzi y per meno 1 mezzo y che fa più 3 quarti y. I due monomi intermedi sono simili, quindi possiamo sommarli, 3 quarti x alla seconda, meno 1 quarto xy meno 9 quarti xy fa meno 10 quarti xy più 3 quarti x alla seconda, e 10 quarti possiamo semplificarlo in 5 metri. 3 quarti x alla seconda meno 5 mesi xy più 3 quarti x alla seconda. Ok? Io mi fermo qui, adesso venite voi a fare qualche esercizio.